Ciao ragazzi, bentornati su House Crusaders, il primo canale 100% in italiano dedicato al mondo di Warhammer Age of Sigmar. Sono Francesco e sono tornato per qualche bella recensione. Come sapete sono usciti proprio ultimamente due nuovissimi libri che mancavano fondamentalmente ormai da quello di Nargol, che era a ridosso di Natale. Quindi abbiamo avuto una seconda metà dell'inverno abbastanza vuota a livello di contenuti, anche perché tra una cosa e l'altra, ho avuto modo di parlare con qualcuno di voi, insomma. Ho detto che piuttosto che riempire il canale di contenuti un po' vuoti, ho preferito aspettare per riprendere a fare roba un pochino più interessante, tipo appunto parlare di libri, come facciamo oggi. Per cui oggi ho messo una votazione pubblica per decidere con quale dei due libri iniziare, e Rullo di Tamburi ha vinto I Fuoco Nani, o forse i Fire Slayer, come li chiamano le persone normali, o ancora peggio i Virus Sventratori, come li chiamano le persone... altre persone, vabbè. Comunque, allora, libro Fire Slayer. Diciamo che è un libro che ci aspettavamo fondamentalmente, grazie appunto alla scatola doppia con gli Idonet. È un libro che... di cui forse non c'era tutta questa necessità. Cioè, nel senso, molte regole Fire Slayer erano ancora molto molto basate sulla seconda edizione. Nel senso, molti range non erano interamente entro, tutta un'altra serie di regole, appunto c'erano vari tipi di abilità non troppo in linea con il gioco attuale. Però, non lo so, forse c'era altro che necessità di un libro tipo Korn, tipo sicuramente gli Idonet, appunto. Però comunque sì, alla fine era un libro che andava aggiornato da ormai un po' di tempo. Mi sembra più di due anni che non usciva, uscito insomma a ridosso pure di quello Skaven, se non mi sbaglio. Quindi ne è passato di tempo, quindi sicuramente andava aggiornato. Dunque, a livello di regole, cosa è cambiato? Ci sono stati dei cambiamenti, molti dettati dalla necessità di sistemare i punti, per, come potete aver visto ormai, insomma, con molti libri della terza edizione, molte cose vengono aumentate in punti. Sembra ci sia, una sorta di idea di fondo di far giocare meno pezzi in generale a tutti, comunque. E questo libro adesso si allinea anche a questo, forse toccando dei picchi un pochettino esagerati, come è capitato a mio avviso per esempio anche con Nargol. E per il resto andiamo a vedere un pochino come sono cambiate le loro abilità della fedeltà per iniziare. Dunque, tre tipi di battaglia. Restano quattro logge, non dirò più lo sventratori, ma dirò Fire Slayer. Quindi Vossarg, Greifird, Ermdar e Lofnir. La prima cosa che hanno guadagnato è questa abilità di comando contrattacco aggressivo, per cui praticamente può essere usata una volta per battaglia da un'unità, da ognuna delle proprie unità, che siano Auric Earthguard, Vulkite Berserker o Earthguard Berserker, quindi non eroe a piedi, non Magmadrot. Cosa succede? Va attivata all'inizio della fase di combattimento nemica. Per poter essere attivata bisogna avere, la vostra unità deve avere entro 3 un'unità nemica che ha caricato in quel turno, e non avere unità nemiche entro 3 che non hanno caricato in quel turno. Quindi diciamo che è un requisito un pochettino, più limitante, da soddisfare, piuttosto che come fosse la Ermdar prima, no? E in un certo senso è un po' una versione nerfata potentemente dell'abilità di comando Ermdar, perché chi si ricorda era inizio fase di combattimento, la vostra unità combatte per prima fondamentalmente. Che il risultato più o meno è lo stesso, nel senso che una volta per battaglia ognuna delle vostre unità che abbiamo citato potrà combattere per prima all'inizio della fase di combattimento nemica, però dovrà avere entro 3 un'unità nemica che ha caricato e non avere entro 3 un'unità che non ha caricato. Quindi una sorta di contrattacco, e appunto guadagna la regola del strike, over strike first, quindi combatte per prima fondamentalmente. E la cosa un po' strana è che va usata solamente nella fase nemica, oltretutto. Quindi se il vostro avversario, tipo Idonet, tipo, non lo so, adesso altre abilità magari, hanno altre abilità che permettono di combattere per primo, combatterà comunque per primo l'unità avversaria che utilizza quella cosa. Quindi non so, sembra una cosa che vorrebbe essere figa, ma non lo è più di tanto. Cioè sì, è carino, ok, la prima carica della partita il vostro avversario vi carica e voi combatterete per primi, però si aggira in vari modi, si aggira caricando con l'unità con più modelli, si aggira facendoci i palin sopra, adesso che le regole del palin sono molto più limitate, sono più molto più, scusatemi, accessibili, comunque sia facili da sfruttare. Palin a sedi di zombie, roba di questo tipo qua. E
questo, insomma, quindi diciamo che fondamentalmente non è niente di che, cioè è carina ma molto situazionale. Dunque, giuramenti della collera, beh, fondamentalmente i Grimrath Berserker hanno una serie di giuramenti che possono scegliere. Potremmo parlarne se volete. Peccato che nessuno giochi e ne giocherà tuttora, secondo me, i Grimrath Berserker. C'è roba, per esempio, menare meglio un prete. C'è roba del tipo diventare il seguito di un'unità. Come fanno dopo, vedremo altre unità. Non lo so, correre e caricare, aggiungere uno per colpire e ferire. Se si trova introdotti dagli alleati, boh, roba di questo tipo qua, insomma. Purtroppo, come vedremo dopo, secondo me rimane un pezzo che nessuno quasi giocherà. E di certo non lo farà per queste abilità. Quindi, secondo me è un po' mancata come idea, fondamentalmente. Resta il sistema delle rune, per cui praticamente all'inizio della propria fase degli eroi potrete scegliere una di 6 rune da attivare. E ognuna di queste rune vi darà un'abilità extra durante quella fase. Rimane il tiro di dado che se fate 6 si applicherà un effetto potenziato. Che io personalmente non apprezzo per nulla perché. È una cosa talmente randomica, ma allo stesso tempo talmente forte che può cambiare l'esito di una partita totalmente a caso. Per cui, non lo so, dite che, non lo so, una volta per battaglia, una di queste rune darà, l'effetto aggiuntivo scegliendolo, per dire. Oppure, che ne so, una volta per partita spendendo un punto comando nella propria fase degli eroi, la runa sarà aumentata e darà l'effetto secondario. Per dire, non lo so. Quindi, boh, non capisco perché questa cosa del 6. Comunque, fatto sta. Diciamo che per la maggior parte restano molto simili, per cui abbiamo la runa della furia, che dà più 1 di tiri per colpire in mischia, con l'effetto potenziato che dà un attacco extra, delle armi da mischia. Quindi vedete che c'è una differenza molto importante già così. Runa della lungimiranza, più 1 a colpire con le asce da lancio. Effetto potenziato più 1 anche a ferire con le asce da lanzio. Le asce da lanzio, vabbè, non riesco più a parlare. Runa del calore cocente. I 6 per ferire fanno una ferita mortale in aggiunta, fondamentalmente. E tiro per ferire è un moltiplicato di un attacco effettuato da un'unità. Quindi è carino perché funziona anche sulle asce da lancio. E l'effetto potenziato, tirando da per unità nemica entro 3 da un'unità di Fire Slayer, al 2 più si fa una ferita mortale. Roba così. Acciaio risvegliato, forse la più forte, che vi dà un rend aggiuntivo alle armi. Se fate 6, un rend ancora aggiuntivo, quindi più 1 al rend o più 2 al rend addirittura. Runa della determinazione ardente: le unità nemiche hanno una protezione di 6 più un ward al 6. Se fate la versione aumentata, gli eroi avranno invece un ward al 5. E poi runa dello zero incessante, che rimane praticamente uguale: aggiungi 2 alla caratteristica movimento. Se è potenziato, si aggiunge anche 2 i tiri per caricare. La cosa carina che invece hanno aggiunto è questa azione eroica, che per cui praticamente all'inizio della fase eroica si può fare questa azione eroica con un eroe al posto di qualsiasi altra azione eroica. E fino alla fine del turno, l'eroe che avete scelto per farla otterrà la versione migliorata della runa automaticamente, senza che indipendentemente dal tiro che farete in pratica. E non si può fare più di una volta per partita, quindi lo farete, però non cambierà più, nel senso non potete più rifarlo con lo stesso eroe. Potete farlo più di una volta con tutti i vostri eroi, però non più di una volta con lo stesso. Ed è carina perché appunto è un modo un pochino più sensato di manipolare le rune, che si allontana dal 6, che è un tiro totalmente a caso, secondo me. Dunque, abbiamo una serie di tratti di comando, manufatti, cose di questo tipo qua, che adesso diventano interessanti proprio perché le logge, come dopo vedremo, hanno perso fortunatamente, come è il nuovo, diciamo, andamento delle sottofazioni del gioco, hanno perso i loro oggetti e tratti di comando obbligatori, che a mio avviso è una cosa finalmente davvero sensata, perché non vi costringe a utilizzare una pagina del libro piuttosto che finalmente poter sfruttare davvero tutte le cose a disposizione. Dunque, abbiamo i tratti di comando che sono per un Father e Runeson. Ce ne sono di carini, come più una legarica interamente entro 18 a tutte le unità, che non è per niente male, così come Sangue del Berserker, che prende una volta per battaglia, dopo che questo generale è combattuto, può essenzialmente incazzarsi e combattere una seconda volta, però ottiene combatte per ultimo, quindi Overstrike Class, quindi alla fine della fase di combattimento attaccherà di nuovo, che non è male secondo me, in ogni caso, soprattutto perché combatte con tutte le armi, anche col Magmadrot, nel caso in cui si tratti di un Runefather su Magmadrot, come immagino che sarà probabilmente. Un'altra
cosa particolarmente tricky, cioè potenzialmente interessante da ragionare, è questa cosa qua. Leader dei Duar Drasal. Se questo generale è sul campo, le unità alleate di Keyword Duardin sono considerate avere le keyword più rosentratori fino ai fini del tratto di battaglia delle rune di Ur-Oro. E questa cosa è interessante, ragazzi, perché se pensate alle unità, per esempio Cities of Sigmar o Karadron, che hanno molte di cui hanno questa keyword, è interessante. Pensando, che ne so, ai palloncini Karadron che prendono un rend aggiuntivo, oppure ai punti di palloncini Karadron che prendono un più uno a colpire, o roba di questo tipo qua, oppure per esempio gli Iron Drakes che prendono i 6 per ferire e fanno una ferita mortale in aggiunta. Inizia a diventare interessante come combinamento, soprattutto se non erro, il nostro caro Gotrek ha la keyword Duardin, quindi potremmo dare a Gotrek più 2 al movimento, potremmo dare a Gotrek un rend aggiuntivo, così come potremmo dargli più uno a colpire o le mortali in aggiunta al 6, come se non ne facesse già abbastanza. Fondamentalmente è per il più 2 al movimento, che può essere interessante comunque. Ci sono tratti di comando per i preti, invece, per esempio avere 2 preghiere dal libro, cose di questo tipo qua, attivare una volta per partita, un'altra volta una runa, che secondo me è interessante, per esempio darsi 2 volte la runa del rend o 2 volte la runa del più non colpire, o anche del movimento nel caso in cui sia davvero necessario, diciamo che è una versatilità piuttosto interessante comunque. Dunque, manufatti di potere. Allora, la runa maestra della determinazione incrollabile, che per dirlo praticamente nel frattempo è uscito il nuovo libro ancora dei Fire Slayer. Permette una volta di battaglia all'inizio della fase di dichiarare che il portatore attiva la runa e per quella fase di combattimento il portatore ha un ward di 3 più, che è molto carino, diciamo, per esempio anche nella combo con il sangue del Berserker, per cui dichiarate che inizio combattimento si spacca la runa, quindi avrà un ward del 3 più, magari attacca, poi attaccherà di nuovo alla fine della fase di combattimento, ma fondamentalmente avrete un ward al 3, quindi ve ne frega abbastanza poco di combattere per ultimi. Insomma, è una combo piuttosto interessante, ecco. E più 2 la carica, per esempio, che stacca magari con l'aura, quindi dare un più 1 a bolla e avere un più 3 in totale per il tizio che porta questo oggetto. Così come l'ascia di Grimnir, sceglie un'arma da mischia che prende un rend aggiuntivo e un danno aggiuntivo, quindi sull'ascia del Runefather diventa per esempio rend meno 2, 3, 4 danni, che diventa davvero interessante, o anche il Runeson che diventa meno 2, 3 danni, mi sembra così. Quindi quasi tutti oggetti interessanti, anche perché vedete sono per esempio pochi rispetto a prima, 4, 3, pure qua 4 manufatti, insomma. Abbiamo dei manufatti poi invece per i preti. C'è l'elmo Drot, che pure è carino, che aggiunge una di riperferire degli attacchi effettuati con artigli e corna del Magmadrot, interamente entro 12, dei Magmadrot, scusate. E sono attacchi che vanno al 3 e al 3 di base, quindi vanno al 3 e al 2, che non è per niente male, considerando che abbiamo accesso anche al più non ferire con la preghiera, per esempio. C'è anche questa cosa, una volta per partita, la runa Nube di Cenere, che è abbastanza interessante, che si usa all'inizio della fase degli eroi nemica e praticamente il portatore crea una bolla interamente entro 12, per cui fino alla fine di quella fase le unità appunto in bolla non sono visibili al portatore, scusatemi, ai nemici che cercano di lanciare delle magie. L'unico problema è che chi fa davvero tanti danni in fase magica per ora non è che ce ne sia davvero davvero, quindi in un meta eventualmente magico potrebbe diventare interessante comunque sia. Dunque, le Witherfield, che sono per tutti gli eroi generici, sono roba extra. C'è questo sorso di birra di Magmalto che è abbastanza carina perché raddoppia una volta per fase la caratteristica attacchi delle armi del portatore. Quindi da 4-8 attacchi, per esempio, con l'ascia del Runefather o cose di questo tipo qua, da specificare che è sul portatore, quindi non sulla mount eventualmente. Rimane la Nulzidan Icon, quindi il vecchio standard del Battlesmith, il Fortuna rimane letteralmente uguale, quindi le unità interamente entro 12 quando sono influenzati da spell e underspell, al 4 più possono ignorarle, che rimane comunque interessante. E niente, per il resto c'è quest'arma che dà praticamente immunità, cioè ignora i ward praticamente, che non è male però situazionale, diciamo che se ci fossero in giro unità con tanti tanti ward, magari quando prima c'era l'amuleto del destino che girava così tanto, già si poteva pensare di farci qualcosa comunque.
Dunque, le preghiere sono quattro, mi sembra fossero sei inizialmente. Per i rovesci, quindi la preghiera della cenere è rimasta, mi sembra, uguale. Si lancia al 4 e dà una gittata di 18 e dà meno 1 esseri feriti all'unità che si sceglie, fondamentalmente. Quindi abbastanza interessante. Ember Storm, stessa cosa, che permette di correre e caricare a un valore di lancio di 3. Furia di Grimnir, questa mi sembra che è diversa. Sì, è la stessa. Fa scegliere un eroe entro 12 e altri più lo fa combattere. Quindi un combattimento fuori fase che è abbastanza sempre interessante. E Ira di Vulcatex, questa mi sembra che è nuova. Si sceglie un Magmatrot entro 12 e il combatte come se fosse full vita praticamente. Quindi è come l'abilità di comando di Gur, però con una preghiera. Che non è per niente male comunque, se consideriamo che adesso i Magmatrot sono sicuramente una scelta più fattibile rispetto a prima. Tratti delle cavalcature, ne abbiamo tre a questo punto. Per esempio, cucciolo spuma di fuoco, fare 3 ferite mortali in più con lo stomp, non male, quindi diventa di 3 più 3 mortali in pratica, o 3 più di 3 in base a come la volete vedere. Adulto lingua di lava è quella un po' meno interessante perché dà 5 attacchi con l'attacco a distanza infuocato, piuttosto che... cioè 5 come minimo, che è in base ai modelli delle unità, però qua vi dà un 5 di minimo. Anziano cuore di carbone, che è il più interessante, praticamente riduce, prima riduceva il rend, mi sembra, degli attacchi contro il Magmatrot, mentre in questo caso riduce di 1 i danni delle armi contro questo Magmatrot, che è molto interessante se pensiamo al meta di draghi, scusatemi, da armi la mischia, quindi non dal tiro, però per esempio tutti i draghi a danno 2 riducono i danni a 1, Fulminator a danno 3 riducono il danno a 2, roba di questo tipo qua, così come roba tipo orchi che prendono più al danno viene annullata da questa cosa qua. Quindi molto interessante secondo me, soprattutto il terzo. Allora, arriviamo scusate, a questo punto alle logge. Dunque, Vostarg, che era se non sbaglio la loggia quella veloce, tra virgolette. Cosa dà adesso come abilità? Aggiungi una di tiri per colpire e ferire degli attacchi effettuati da armi da mischia di Vulcanite Berserker della Vostarg che hanno caricato in quel turno, quindi più non colpire e ferire, che vanno adesso le asce che vanno al 3 al 3 e andrebbero al 2 al 2 e i picconi andrebbero al 2 al 3 con il rend che manca invece alle asce, quindi non male, anche se i Vulcanite non è che siano il vostro martello nello specifico in questo esercito qua, però un'abilità passiva non male. Dunque, Greyfield, che era la loggia dei Magmatrot, rimane la loggia dei... No, scusami, quella è Lofnir. Greyfield, neanche mi ricordo cosa faceva, sinceramente, però qualcosa con gli eroi, in effetti continua a fare questo. Fa aggiungere una caratteristica ferite degli eroi Greyfield, che non hanno una cavalcatura. Inoltre si possono scegliere 2 manufatti di poteri addizionali e darli a 2 eroi dell'esercito che non hanno una cavalcatura. Quindi un po' legato a... E specificavano fatti di poteri addizionali di pagina 59, quindi unicamente Fire Slayer, quindi non Tomi Arcani e cosa del genere. È vincolato a eroi a piedi, quindi vi spinge a giocare piuttosto eroi a piedi. Sì, diciamo avere una ferita in più è carino contro roba effetti tipo di sei mortali, cose così. Perché da 5 a 6 è una bella differenza, comunque sia tra una possibilità su 6 di morire a una su 3, abbastanza significativa la differenza comunque. Però per il resto, normale, insomma. Dunque, Ermdar, la buona vecchia Ermdar, che era l'unica fazione che veniva giocata, adesso non verrà mai giocata. Perché praticamente è rimasta una vaghissima abilità, leggermente reminiscente di quello che faceva prima, per cui le unità Ermdar interamente nel territorio nemico o interamente entro 12 da un obiettivo, quando falliscono un test di shock, cosa che già succede di rado, dimezzano il numero di modelli che fuggono arrotondando per eccesso. Quella che prima era immunità del Sea Shock fino agli obiettivi si è tramutata in questa specie di mondezza, scusatemi la franchezza, ma è così, alla fine è proprio roba abbastanza inutile rispetto alle cose di prima, indubbiamente la meno utile. Concludiamo con Lofnir, che appunto sì, è la fazione dei Magmatrot adoratori di Vulcatex, quindi i nostri Magmatrot avranno 2 ferite in più. Inoltre, 3 unità di Magmarot della Lofnir possono ricevere un tratto di cavalcatura differente, invece che solo uno. Mi fa ridere che ne specifica 3 perché sono letteralmente 3 i tratti, quindi meglio che non facciano una lista di tratti generici, ma comunque qua specifica pagina 60, quindi fondamentalmente se avrete 3 Magmarot tutti avranno i tratti, se ne avrete 2, 2 tutti e 2 ne avranno i tratti, quindi ogni Magmarot ha un tratto fondamentalmente, a meno che non ne avrete più di 3 fondamentalmente. Quindi pure qua...
io direi Vossar Greyfyrd sicuramente. Se pensate a uno spam di Magmadrot, sicuramente potrebbe essere interessante il discorso della Lofnir, soprattutto perché il Runeson su Magmadrot è Battleline nella Lofnir. Quindi potenzialmente è tutto tranne Erendar, che era prima il contrario, tutto tranne, tutto, cioè solamente Erendar e nient'altro in pratica. Quindi, però vabbè, insomma, GV non è nuovo a fare questi cambiamenti del tipo da così a così per qualche motivo. Dunque, Storia per la Gloria è molto carina, ma non ci interessa, quindi la saltiamo a pie pari e andiamo a vedere subito la roba delle partite bilanciate. Quindi abbiamo due Gnas Strategy, che finalmente, e le tattiche di battaglia che sono, diciamo, sostituiscono la parte di battaglioni che avevamo prima. Due Gnas Strategy che sono una... no, scusatemi, sono più di uno, sono più di due, sono quattro in questo caso qua effettivamente. Dunque, produzione del lignaggio, quando la battaglia termina, completi questa Gnas Strategy, ci sono in campo un Runefather e uno o più figli auri delle rune amici, quindi Runeson amici. Questa cosa è molto divertente, secondo me. Fa ridere, per quale motivo? Perché se leggete esattamente cosa dice, dice: completi questa grande strategia se ci sono in campo un Runefather amico e uno o più Runeson amici. Quindi questo significa che se ne avete due in lista e sopravvivono entrambi, avete fallito automaticamente la Gnas Strategy. Quindi mi raccomando, non prendete questa Gnas Strategy, e se lo fate non mettete in lista più di un Runefather. Però fa ridere, perché allora basta che muore quel modello e avete fallito la Gnas Strategy. Quindi bella merda, oserei dire. Difesa della loggia, quando la battaglia termina completi questa Gnas Strategy se non ci sono unità nemiche interamente nel tuo territorio. Già più onesta, senza stare a vedere cose strane fondamentalmente. Voti giurati e crani spaccati, quando la battaglia termina completi questa tattica se hai completato almeno 4 tattiche di battaglia e ognuna di queste tattiche è stata presa da la lista delle tattiche Fire Slayer, di cui diciamo che parleremo abbastanza bene perché ci sono, ce ne sono di fattibili sicuramente. Maestri della Forgia, questa battaglia, questa Gnas Strategy è completata se in campo ci sono invocazioni sotto il tuo controllo. Questa pure fondamentalmente è abbastanza fattibile. Se pensiamo per esempio al Flame Spitter, che non ha, diciamo, tiri per farlo rimanere o scomparire, quindi potete evocarlo, lasciarlo là, utilizzarlo quando serve per non rischiare di fare i 4-6 per farlo andare via. Magari all'ultimo turno, per stare sicuri, non lo utilizzate se non vi serve e fate questi 3 punti in più, quindi fattibile. Tattiche di battaglia. Dunque, saldare i conti. Ogni volta un'unità amica viene distrutta da ferite causate da un attacco, annota l'unità nemica che ha effettuato quell'attacco, in un libro dei rancori, se vuoi. Sì, è scritto davvero così. Quindi, quando scegli questa tattica, seleziona una delle unità nemiche ancora in campo, completi questa tattica se quell'unità viene distrutta in questo turno. Quindi fondamentalmente, se un'unità nemica distrugge una vostra unità, fate questa tattica di battaglia se poi distruggete l'unità che ha distrutto quella vostra. Quindi è un po' macchinosa come dicitura, ma è fondamentalmente vendicarsi di un'unità amica che è stata distrutta, ammazzando quelli che hanno distrutto loro. Che ci può stare alla fine, è abbastanza fattibile. Seleziona un mostro nemico, sventra bestie, questo è un eroe amico, completi questa tattica se il mostro viene ucciso da ferite inflitte dagli attacchi effettuati da quell'eroe in questo turno. Quindi fondamentalmente uccidi un nemico con un Magmadrot, un mostro nemico con un Magmadrot, perché difficilmente ci manderete qualcun altro. Però la cosa carina qual è? Che dice è un eroe amico, quindi pure Godrek potrebbe farlo. Quindi vai Godrek, fai questa cosa, fatta, insomma, abbastanza facile. Quindi diciamo, una e mezzo, due fattibili. Diciamo due, dai. Grimnir non conosce pietà, completi questa tattica se alla fine di questo turno ci sono unità di Berserker, di Vulcanite Berserker in campo e si trovano entro 3 da una o più unità nemiche. Un po' macchinoso, perché ormai non si può non attaccare un'unità, però alla fine è fattibile, insomma, non è niente di assurdo. Potete fare una carica andando con un solo modello, mentre, non so, contro uno schermo avversario, se proprio si può fare, insomma, situazioni in cui si può fare si trova. Una morte onorevole, seleziona un eroe amico, completi questa tattica se quell'eroe amico viene ucciso in questo turno e anche uno o più modelli nemici sono stati uccisi da ferite causate dagli attacchi effettuati da quell'eroe in questo turno. Quindi, non so, se avete un eroe o un Magmadrot che sta per morire e tanto vedete che sta per morire, suicidatelo uccidendo unità nemiche,
fondamentalmente quello è il senso, però potenzialmente preferirei non morisse se io potessi scegliere. Quindi, boh, vabbè. Prendere con la forza, puoi selezionare questa tattica solo se controlli meno obiettivi dell'avversario. La completi se controlli più obiettivi dell'avversario alla fine di questo turno. Facilissima. Soprattutto nei primi turni, fondamentalmente. O insomma, comunque sia, nell'arco della battaglia ci sono costantemente momenti in cui riprendiamo obiettivi dell'avversario. Così come possiamo fare conquista, possiamo fare anche prendere con la forza. Concludiamo con una morte ignominiosa. Seleziona un eroe nemico. Completi questa tattica se quell'eroe nemico viene ucciso da ferite causate da un attacco effettuato con un'ascia da lancio in questo turno. Quindi capisco adesso, insomma, capisco e capite anche voi probabilmente perché è una morte ignominiosa, perché quelle ascette di merda non hanno quasi mai fatto nulla, anche se va detto che adesso vanno al 4-4, quindi non è così impossibile obiettivamente, se ne lanciate davvero tante. Quindi diciamo che, bene o male, 4-5 fattibili ci stanno, insomma, situazionali, però come minimo 3 o 4 che potete fare abbastanza tranquillamente nel corso della partita, quindi da questo punto di vista un bel boost direi per l'esercito. Andiamo a vedere le Warscroll. Dunque, vorrei parlare un attimo in toto dei Magmadrot. Cosa hanno di comune tra di loro fondamentalmente? Allora, la cosa che li accomuna principalmente è il profilo del Magmadrot in sé, perché di base adesso hanno 16 ferite, tiro salvezza è rimasto sempre al 4, Bravery 8 che era più o meno sempre la stessa, e il movimento che parte da 12 che pure qua era sempre la stessa. Il loro profilo da tiro e da mischia è il seguente. Allora, il loro tiro a distanza, che prima era un'abilità che faceva ferite mortali in base al numero di modelli nell'unità, è stata cambiata. Adesso ha 9 pollici di gettata e praticamente vi fa tirare un dado per ogni modello in unità nemica, fino a un massimo di 10. E colpisce al 2, ferisce al 3, correndo meno 1 un danno. Quindi diciamo che è buona, diciamo, ha una buona precisione comunque sia. È sicuramente più utile rispetto a prima. Peccato che di orde adesso se ne vedono non più di tanto. Quindi sì, può essere utile contro roba schermini o cose tipo 20 blue horror che si sono sdoppiati, roba del genere. Però contro un'unità abbastanza d'elite è un po' inutile di base. E c'hanno quella regola per cui se in un turno non sparano, nel turno successivo avranno rend meno 3. Quindi sì, può essere interessante comunque. Il profilo da combat invece ha 2 attacchi che sono entrambi a un pollice, anche qua non capisco in base a cosa, considerando che è un mostro gigantesco. Le fauci roventi, che sono 3 attacchi al 4 al 2 meno 2 di 3 danni, e gli artigli e corne che partono da 6 attacchi che diventano poi 3 scalando, che sono 3 attacchi al 3 al 3 meno 1 2 danni, quindi un profilo non stratosferico come potete vedere. Di certo meglio di prima, però niente di davvero così incredibile. E hanno tutti la coda flagellante, per cui alla fine della fase di combat si tira un dado per ogni unità nemica entro 3. Se il risultato è pari o inferiore al numero di modelli, anche qua più l'unità è numerosa più è facile, si fanno di 3 ferite mortali. In aggiunta hanno tutti la regola sangue vulcanico, che è rimasta quella prima, per cui quando subiscono una ferita a ferita mortale, che non è negata con un'arma da mischia, al 4 più l'attaccante subisce una ferita mortale, quindi gli sparano il sangue in risposta. Quindi, come potete vedere, diciamo, io sono abbastanza un avvocato del sono meglio rispetto a prima. Va detto che hanno subito anche chiaramente un aumento in punti, perché dunque il Rune Smiter costa 340 punti, il Runeson costa 320 punti e il Rune Father costa 360 punti. Quindi valgono questi punti? Allora, con Rune Father sopra guadagnano 4 attacchi di ascia che fanno 3 danni a 3 pollici di distanza, quindi potrebbe avere un senso, anche perché poi comunque sia guadagna l'abilità del Signore della Loggia, per cui all'inizio della fase di combattimento, una volta per battaglia, il Rune Father crea una bolla di 12 pollici e le unità interamente introdotte dalla bolla hanno più 1 attacchi alle armi da mischia, quindi molto carino, diciamo è un boost molto importante se consideriamo anche la combinazione con le rune, quindi secondo me è un pezzo, diciamo, da non sottovalutare comunque sia, potenzialmente con 18 ferite per esempio in cos'era? Lofnir, la loggia dei Magmadrot comunque.
Dunque, il Runeson, che prima era letteralmente un pagliaccio su Magmadrot, adesso è molto carino perché fa cose specificamente contro i mostri e non avete bisogno di averne due così che gareggino uno contro l'altro come era prima. Quindi può avere sempre un attacco col suo giavellotto a 12 pollici che è al 4-3 meno 2 di 3 danni. Oppure invece può avere come arma l'ascia da guerra ancestrale, con il giavellotto in mischia che sono 3 attacchi al 4-3 meno 2 di 3 danni, mentre l'ascia da guerra ancestrale sono 5 attacchi al 3-3 meno 1 2 danni, fondamentalmente. È tutto uguale se non che cambia competizione per la gloria, che è diventata grazie a Dio un'abilità sensata, per cui adesso se il tiro per colpire non modificato di un attacco effettuato da questa unità, che comunque bersaglio è un mostro, infligge, è 6, scusate, mi ricordo se l'ho detto. Quell'attacco infligge al bersaglio un numero di ferite mortali pari alla caratteristica danni dell'arma e la sequenza d'attacco termina e non ha effetto sugli attacchi della cavalcatura. Quindi in questa ottica qua è piuttosto chiaro che l'ascia ancestrale sia meglio perché sono 5 attacchi anziché 3 in mischia. Quindi con l'idea di poter far ferite mortali ai mostri che girano abbastanza adesso, diciamo che Runeson non è per niente male complessivamente, considerandolo anche una potenziale battleline in Lofnir. Insomma, cioè a me piace, devo dire personalmente. Mentre per concludere il Rune Smiter su Magmadrot, mischia non guadagna quasi nulla perché l'attacco è abbastanza trascurabile. Chiaramente è un prete, quindi farà le sue preghiere. Avrà una bolla molto più grossa per quanto riguarda le sue preghiere, così come la bolla che è interamente entro 9 degli Earthguard per il ward migliorato. Dunque, può avere il potenziamento runico. Cioè, ha il potenziamento runico, scusami, che è la preghiera, che fondamentalmente dà più 1 a ferire di un'unità entro 18. Interamente entro 18, scusate, per me è diventata sinancia al 3, quindi diciamo vicino alla foggia è il 2, che non è per niente male. Però, non so quanto valga la pena giocarlo su Magmadrot quanto piuttosto a piedi, visto che la differenza non è per niente poca, perché comunque sia è un fabbro aureo delle rune, non so per quale motivo lo chiamino così. 135 contro 320, quindi praticamente quasi 200 punti di differenza per avere l'attacco del Magmadrot e vabbè, sicuramente delle ferite in più. Da valutare se ne vale la pena. Secondo me, se ci sono punti che avanzano, e insomma è difficile con questo esercito ormai, potrebbe avere senso, ma piuttosto opterei per dei preti a piedi. Insomma, questa situazione qua per risparmiare punti per altra roba da mettere in campo. Dunque, la nostra cara banda di Underworld è tanto bella e carina, ma rimane piuttosto inutile. Dunque, Runefather a piedi, abbiamo visto che il profilo è lo stesso di quello sul Magmadrot. Ha delle abilità che non ha sul Magmadrot, però, che sono due. Seguito reale: prima di assegnare una ferita o ferita mortale a questa unità, o anziché effettuare un tiro di protezione per una ferita o ferita mortale che verrebbe assegnata a questa unità, se si trova entro 3 dal suo seguito, che poi vedremo che cos'è. Con 1-2 la ferita può essere assegnata a questa unità come di consueto, mentre al 3 più la ferita viene assegnata al seguito. Se il seguito specificato ha una protezione, può effettuare un tiro di protezione prima di assegnargli quella ferita a ferita mortale. Quindi, piegando le regole base, se il vostro seguito, che sarà probabilmente un'unità di Earthguard, Berserker, potete scaricare le ferite al 3 più e loro al 4 più l'annulleranno. Quindi si possono davvero assorbire piuttosto facilmente le ferite, che è una regola abbastanza interessante. Però non so quanto convenga giocarne uno a piedi, sinceramente. Assalto impavido. Dopo questa unità ha combattuto nella fase di combattimento per la prima volta, se il suo seguito non ha ancora combattuto in quella fase di combattimento e si trova entro 3, combatte immediatamente dopo, interamente entro 12 di questa unità. Quindi, diciamo, la stessa abilità che poi vedremo anche il Runeson. Quando questi due eroi combattono, la loro guardia del corpo, se anche essa entro 3, può combattere consecutivamente. Quindi non male, il problema è che parliamo di eroi che hanno tutti movimento 4. Tra l'altro sto vedendo che il 4 del Runefather non ha le virgolette dei pollici, quindi muove 4, non lo so, 4 metri, non so, qualcosa. E quindi questo non so quanto davvero convenga, insomma. E il Runeson, appunto, abbiamo visto il suo profilo anche prima, e ha letteralmente le stesse abilità di prima, quindi seguito reale come il Runefather, assalto impavido esattamente come il Runefather e competizione per la gloria, quindi fa sempre le mortali ai mostri. Quali si può dare, per esempio, il danno aggiuntivo e il rend aggiuntivo, come vi dicevo, diventano 5 attacchi al 3-3 meno 2, 3 danni che possono fare 3 mortali ai mostri. Non è per niente male, secondo me. Per quanto costa, che rimane, secondo me, abbastanza fattibile. Bla 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 bla.
figlio Auro, cioè 80 punti. Parliamo davvero di poca roba, insomma, quindi davvero abbastanza fattibile. Dunque, Room Master, che pure prima era abbastanza un pezzo ridicolo, la sua abilità con due dadi al 6 stupida, se chi se lo ricorda. Ha un'abilità carina per cui conosce tutte le preghiere, cioè è un lore master delle preghiere fondamentalmente, che lo rende un pezzo già di per sé interessante. Saggi consigli: all'inizio della fase degli eroi, se il generale si trova in torre da un room master, si prende il punto comando aggiuntivo. Molto carino anche questo. Ancora la preghiera Vulcano Scollo, quindi richiamo del vulcano, che si lancia al 3 alla gittata 18, può essere binata se il portatore ha un runic iron. Si sceglie un evento di terreno interamente entro 18 e visibile. Si tira un dado per ogni modello entro 6, entro 1, scusami. Ogni 6 l'unità del modello subisce una ferita mortale. E l'elemento scenico diventa blocca la linea di vista, mentre prima diventava deadly, se non sbaglio, e vulcanico, una cosa del genere. E avevo vulcanico, insomma. Quindi adesso blocca la linea di vista, che sicuramente è un'abilità più interessante. E di per sé lo rende un pezzo molto più carino, più utilizzabile in partite serie, comunque sia. Perché costa esattamente 125 punti, quindi un prete sapiente, come si diceva una volta, insomma, di per sé carino, non farete mai la sua preghiera. Per quanto, sì, se magari beccate un esercito da tiro davvero importante, ma Stormcast si teleportano, Luminez fanno senza linea di vista, Doc si teleportano, Living City esce dai bordi, vedete che è abbastanza inutile comunque. Chiudiamo con il Rosmider a piedi, che ha mantenuto la sua abilità dell'hype del tunnel magmatico, quindi si porta dietro un'unità che esce poi a più di 9 che va interamente introdotti da lui, e ha il potenziamento unico, l'unica empower, mette che rimane, quindi la preghiera del più una ferita. E lui costa esattamente, lo vediamo subito, mi sembra uguale al Room Master, infatti 135, 10 punti in più, però diciamo che ci può stare comunque sia. Arriviamo all'ultimo eroe, che è il custode auro della fiamma, l'Auric Flamekeeper, che era nella scatola pesci contro nani, e ha la sua abilità tipo apotecario del 40.000 di recuperare le rune dei nani morti, e può dare abilità del tipo quando un modello muore, roba di questo tipo, può combattere, può caricare se un'unità si trova entro 12, aggiungere uno ai danni. Però appunto che per farlo devono morire parecchi modelli vostri, quindi è un po' così, un po' un controsenso, diciamo. Quindi per ora come ora lo vedo davvero tra tutti gli eroi un pochettino meno interessante, per quanto costi 90 punti, insomma, se vi avanzano potrebbe avere senso. È un totem, che di certo non è male, così come un totem è il nostro caro Buttersmith, eccolo qua. Lui che era un pezzo immancabile in tutte le liste, probabilmente perde un po' di valore ormai, come era immaginabile, perché adesso la sua icona non dà più al save, ma dà un ward di 6 interamente entro 12. Inoltre, una volta per battaglia può piantare l'icona e fino all'inizio della prossima fase della tua prossima fase degli eroi, le unità interamente entro 12 hanno un tiro di protezione di 5 più anziché di 6, quindi non male comunque sì. Pardo della loggia, questa è la cosa che farà discutere, e anche tanto. Se questa unità impartisce il comando chiamata raccolta rally, può rimettere un modello ucciso nell'unità che riceve il comando per ogni 4 più anziché per ogni 6. Voi direte, vabbè, carino, qual è il problema? Per come è scritta, quindi se questa unità impartisce il comando rally, può rimettere un modello ucciso nell'unità che riceve il comando per ogni 4 più anziché ogni 6. I First Layer sono alleabili agli Stormcast, quindi mettete un Buttersmith nella vostra lista, lo fate correre per tutta la partita dietro a dei draghi, poi a un certo punto farà rally e ogni 4 più rimetterà un drago, perché così è scritto. Quindi dai GV, dai forte, sono contento, dai. Quindi fuck in arrivo chiaramente, ma a meno che, cioè, e se non succede diventerà l'eroe più alleato in tutto l'order praticamente, per chi può farlo in pratica. E vabbè, questa è la genialità, insomma. Dunque, Grimrod Berserker e Doomseeker rimangono pezzi inutili, l'ho detto. Vi risparmio tempo, lasciate di perdere, mi dispiace. Arriviamo alle truppe, che sono ben poche, come ben sapete, letteralmente 4.
Auric Heartguard, quindi i nostri fucilieri, sparano a 18 pollici con il loro Magma Pike, che sono due colpi al 4-3 con rend meno 1, un danno, e mischiano un attacco al 3-3 con meno 1, un danno. Hanno perso il danno doppio contro i mostri, mi sembra fosse. Però adesso hanno potendo questa abilità che abbiamo visto già nelle anticipazioni di fuoco e acqua, come cacchio si chiamava la scatola. Per ogni 6 per colpire, il bersaglio sottrae, al bersaglio viene sottratto 1 dalla caratteristica movimento fino alla fine del turno, fino alla fine del turno successivo dell'avversario. E questa abilità non può ridurre la caratteristica movimento meno sotto la metà del movimento. Quindi è molto carino, perché pensate a farlo su di draghi. Vabbè che muovono quando gli pare, il problema è che da che possono muovere in fase eroi e poi muovere di nuovo dopo 12 e 12, muoveranno 6 e 6 per esempio, se avete tirato abbastanza alto, per dire. Quindi beh, abbastanza interessante, insomma, riduce per di parecchio il range di roba di questo tipo qua. Quindi molto carina come abilità, insomma, situazionale, però insomma abbastanza carina. E loro sono Battleline quando il generale è un prete, oppure dentro Heimdall, quindi quando il generale è un prete. E costano esattamente 125 punti per 5, quindi costosetti ovviamente. Allora, Earthguard Berserker, le star del libro precedente, indubbiamente, così come Vulkaita erano letteralmente inesistenti. Restano forti perché non è cambiato letteralmente nulla nella loro War Scroll, se non, come abbiamo visto sempre nelle abilità, nella scatola uscita prima, il Ward diventa 4 più se questa unità si trova entramente entro 9 da qualsiasi eroe Fire Slayer. Quindi un range più riduttivo, però amici Fire Slayer, non mi rompete i coglioni a lamentarvi. Ovviamente scherzo con chi non conosco, ma con voi del mio club che vi continuate a lamentare di questa cosa, vaffanculo, stateci, perché ognuno in tutto il gioco ha range che sono interamente entro. Potete dirmi che volete che fosse 12, va benissimo, ma prima era decisamente esagerato. E comunque sia, lo fate con un cazzo di Magma Drot che muove 12 pollici, quindi il vostro range ve lo mantenete come tutti, come i poveri Night Out che hanno bolle ristrettissime da sempre. Quindi non mi rompete le palle e imparate a tenere la roba in bolla, va bene? Quindi, detto ciò, appunto, il loro profilo rimane fortissimo da mischia, con le due mortali, con il mazza frusto e i due danni sull'ascia. Il vero problema è che costano davvero la madonna, oltre che in euro costano anche la madonna in punti, perché costano 160 punti per 5. E sono Battleline quando Runefather è generale. Quindi 10 di loro sono 320 punti, che iniziano a diventare davvero tanti. 15 non ne parliamo, perché sono 480 punti, ragazzi. Cioè un quarto del vostro esercito per 15 modelli. Ben che sono 30 ferite, però un po' impegnativo secondo me, insomma. Li vedo abbastanza in difficoltà. Se ne giocheranno davvero pochi, se se ne giocheranno in ogni caso. Concludiamo con i buoni vecchi Vulkite, che prima non si giocavano in prima edizione, chi si ricorda se ne giocavano 90, più poi se ne sono giocati 0 e adesso se ne giocheranno, secondo me, 10-20, insomma, li vedo abbastanza giocabili. Cosa hanno come differenza? Diciamo, hanno due World Scroll diverse, nel senso che ci sono i Vulkite con asce e Vulkite con scudo. Cosa cambia? Vulkite con asce hanno save al 5 e Vulkite con scudo hanno save al 4. Vulkite con asce in carica hanno un attacco extra, quindi devono fare 3 attacchi su un pollice, altri al 3 senza rendere un danno. Non male, direi. E come gli altri, hanno mantenuto l'abilità Furia Sfrenata, per cui una volta per battaglia, all'inizio della fase di combat, lo dichiarate, e ogni modello che muore può combattere. Quindi fare paline e attaccare, perché combattere vuol dire fare paline e attaccare. Non è male, sicuramente. I Berserker con scudi da lancio falcati, Bladed Sling Shield per gli anglofoni, hanno sempre la stessa abilità di combattere quando si muoiono. Hanno gli scudi, per cui quando questa unità carica, tirate un'unità nemica entro uno da questa unità e tirate un dado per ogni modello di questa unità, quindi della vostra unità. Per ogni 6 farete una ferita mortale, quindi non male se avete 10-20 Vulkite, insomma, arrivate a fare 2-3 ferite mortali sull'unità che state caricando. È un piccolo bonus. E poi prima, quando lo facevano nella successiva fase combat, mi sembra che perdevano addirittura il save al 4 e diventava al 5, una roba abbastanza assurda. Dunque, il profilo dell'ascia in questo caso qua è un solo attacco, giustamente perché quelli con asce ne hanno due, ha sempre al 3 al 3 senza rendere un danno, mentre il piccone è sempre su un pollice, un attacco al 3 al 4 anziché al 3 con meno 1, un danno. Quindi
dovete capire se preferite ferire a 4 e avere renda, oppure non avere renda ma ferire al 3. Quindi non male, direi, insomma. È un'unità più tanky, sicuramente, con save al 4. Gli possiamo dare vari modi per dargli degli after save, possiamo dargli degli allowed defense, quindi un'unità un po' più interessante sicuramente, anche perché a livello di punti sono sicuramente più onesti, perché i Vulkite con asce costano 170, mentre i Vulkite con scudo costano 160, quindi comunque costano tantissimo secondo me, però già un pochettino più onesto, ecco. Qui, le invocazioni magmatiche, diciamo che sono rimaste le stesse, quindi il Molten Inferno ti rimane lo stesso, che fa ferite mortali quando tocca le unità, roba di questo tipo qua. Il Firewall resta la stessa, nel senso che blocca il movimento a tutti tranne Magmadrot. All'inizio della fase il giocatore lo controlla, scena unità di far terra entro 12, interamente entro 12. Con 1-5 l'unità ha una protezione di 6, con 6 con l'unità ha una protezione di 4, quindi pure qua bonus al 6, però poi l'invocazione viene rimossa dal campo comunque sia. E la cosa interessante è che ha perso il taglio della linea di vista, non mi ricordo se probabilmente è già successo ma non ci avevo fatto caso, però diciamo che perde un pochettino il suo senso. Mentre il Flame Spitter rimane forse il più interessante, perché appunto vi fa tirare 12 dadi che fanno mortali al 6 o al 5 se le unità a 10 o più modelli, o al 4 se ce n'è ancora di più, se ne ha 20 o più modelli, e fa ferite mortali. Se ferite 4-6 l'invocazione scompare, quindi a me piace fondamentalmente. La forgia è rimasta letteralmente identica, è diventata intransitabile, cosa che forse era anche già prima, e niente, fa aggiungere uno alle preghiere finché c'è un prete amico entro 6 che lo controlla, e i preti interamente entro 18 poi prendono il bonus. Quando invece si sceglie di esaurire la forgia una volta ribattaglia l'inizio della fase eroi, anziché usare il più non la preghiera, si esaurisce la forgia con un prete entro 6, e fino all'inizio della prossima fase degli eroi i Fire Slayer sul campo ha un ward di 6. Però appunto non si può avere fino a colpire, mentre prima mi sembra fosse ripetere gli 1 ai save, mi sembra era scudo mistico, una cosa del genere, poi probabilmente è stata cambiata già con l'uscita della terza edizione, però insomma questo è quanto di base. E per il resto che altro dire, non so, è un esercito che costa davvero tanto a livello di punti. Secondo me la scelta di Kotrek rimane una scelta molto valida, perché qua in un modo o in un altro può beneficiare comunque delle preghiere, delle preghiere, delle rune per esempio, con la cosa che avevamo visto prima, oltre che essere roscio anche lui chiaramente. E niente, poi che dire, è un esercito che ha perso sicuramente tutta la sua resistenza, una buona parte della sua resistenza per la ristrettezza della bolla che era quella degli Earthguard di prima, e costa davvero tantissimo, per cui si giocheranno molti meno modelli rispetto a prima. La cosa carina è che adesso i Magmadrot sono una scelta molto più interessante. Ad esempio l'idea di giocare Lofnir con, che ne so, due runes on Battleline su Magmadrot, e non lo so, 2-10 Vulkite, 10 Earthguard e 2-3 eroi comunque sia a supporto, diciamo è un esercito già abbastanza onesto. È un'armata media, però qua non mi sento di lamentarmi, perché se avete seguito le mie altre recensioni mi sembra un po' la strada della GV dopo, bene o male dopo i libri Storkast e Orchi, abbassando un pochettino i toni con Nargol. Pure Orchi alla fine è un esercito forte, ma non è così rotto, cioè hanno esagerato con Draghi e Longstrike, poi per il resto pure bene o male forse con Fulminator, non lo so, però poi si sono dati un attimo una calmata, quindi anche questo libro sembra abbastanza in linea, quindi di base direi nulla di assurdo, buone scelte, forse un pochettino sovrapprezzate, però un esercito insomma che ha una buona densità di ferite nonostante magari i modelli che sono un pochettino meno rispetto a prima, e dei mostri carini e interessanti che possono giocarsela nel meta attuale secondo me, però è un esercito che difficilmente vedremo ai tavoli davvero davvero alti secondo me. Detto ciò, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, quindi fatemi sapere nei commenti come vedete le cose, o scrivetemi quello che vi è più comodo.
Al solito, ditemi cosa ne avete pensato di quello di cui abbiamo discusso. Vi ringrazio tanto per il supporto costante, ragazzi, anche quando magari sono meno costante, scusate il gioco di parole, nel far uscire i video. E niente, davvero vi mando un abbraccio grande, ci vediamo molto presto e buon gioco a tutti. Ciao!